pochi attimi per salvare la vita di una persona. Come ci si sente? Ci si sente bene. Pochi secondi, quelli necessari a salvare una vita. Ancora una volta in provincia di Arezzo il tempismo e il sangue freddo hanno scongiurato un drammatico epilogo. È successo in una piscina del Valdarno Aretino, nel cuore di Terranuova Bracciolini. Qui una bambina di 4 anni che frequenta i campi estivi si è sentita male mentre era in acqua, forse un colpo di calore. Ero qui allo scivolo dei bambini, quindi siamo stati subito in grado di vedere la bambina che si è sentita male, è cascata dentro l'acqua e l'abbiamo salvata nell'arco di 3-4 secondi e l'abbiamo tirata fuori dall'acqua. Non c'è stato bisogno praticamente di tuffarsi, l'acqua infatti in quel punto è bassa. La piccola aveva perso i sensi e non era cosciente. Immediato l'allarme al 118. Abbiamo iniziato subito le prime manovre qui fuori dall'acqua e nell'arco di 5 minuti è arrivato l'ambulanza. Ha perso conoscenza, quindi hai fatto anche il massaggio cardiaco. Abbiamo fatto il massaggio cardiaco alla bambina. In volo anche Pegaso. La piccola è stata trasportata in codice verde al Meyer di Firenze. È rimasta in osservazione ma sta bene, questa mattina è stata dimessa. Lo spavento adesso lascia posto al sollievo. Preoccupazione per tutti, ma però è stata una storia che è finita a lieto fine e siamo contenti anche di tutto il nostro staff che ha fatto un primo intervento, insomma, molto tempestivo.